Calmi ragazzi, eh. Renzi dice di votare sì. Lei cosa pensa? Che rimanga come adesso? Quello sarebbe il no. Ah sì? Uno se fa il no e sì, vedi però com'è. Cioè se è no rimane la Costituzione così. Sì. Se è sì, si cambia. Si cambia. Se no, Renzi va a casa, se sì, rimane. Vediamo. Se perdo me ne vado, se vinco resto. Ha fatto bene secondo lei? È corretto? Ma lui ci mette sempre la faccia. Come? Ci mette sempre la faccia, quindi ha avuto anche coraggio. Poi dobbiamo vedere come andrà il referendum e se mantiene fede. Ma se ne andrà davvero? Se vince il no? Perché dovrei? È uno che arriva lì con l'esperienza che ha, comunque è 2 anni che è in carica, non penso che si tiri indietro così, anche se perde. Ma lei dice che non se ne va? Per me no, assolutamente no. Nel referendum lo vince o lo perde, secondo lei? Per me lo vince. Voterò no al referendum. Ma perché non le piace la riforma o perché non le piace Renzi? Perché non mi piace la riforma e aggiungo non mi piace Renzi. Non ci crede che se ne va se perde? Assolutamente no. Lui finora ha dimostrato fiuto politico come, non so, come esempio Craxi, che a me non piaceva, aveva un fiuto politico, bisogna riconoscerlo, no? Si è mosso sempre. Adesso mette tutta la posta sul piatto. Può darsi che gli vada bene. Può darsi che... sì o no? Non mi sono ancora fatto, tendo al sì, ma non ho ancora deciso. Mandiamo via lui, viene un altro, è uguale, non, qui non cambia niente. Qui bisogna fare una rivoluzione culturale. Un vasto programma, come direbbe De Gaulle. È una rivoluzione civile anche, perché qua non si può più. Lei si impegna? Dove mi impegno? A fare questa rivoluzione? Se lo fanno tutti lo faccio anch'io. Io voto no. Voto motivo? No. Voto no. Voto no perché è troppo confuso e perché non mi sento garantito. Ma sarà un boomerang la scelta di Renzi di personalizzarlo? Il mio parere sì. Io voto a favore della Costituzione, di quella che già c'è. Ma Renzi fa bene a mettere tutta la posta in gioco? Ma te pensa che Renzi, se, a lui andrebbe bene che vinca il no. Perché? Perché così lui avrebbe più potere. Per esempio i 5 Stelle, andrebbe, se, nel momento in cui vanno con la legge che c'è adesso, con le leggi elettorali che c'è adesso, se vince il sì è meglio per i 5 Stelle. Però lui ha detto che se vince il no se ne va. Ma che se ne va? Dove va? Va a lavorare? Sicuramente non è perfetta questa riforma, questo siamo tutti d'accordo, però qualcosa bisogna pur fare. È un inizio? È un inizio, secondo me. Quando fa bene Renzi a personalizzare su di sé il referendum? No, la personalizzazione non va mai bene in nessun regime, insomma. Gli porterà fortuna o sarà un boomerang? Ma io penso che sarà positivo per Renzi questo referendum, perché da troppo tempo la gente lo aspettava. Non deve diventare o Renzi o morte, ma dovrebbe essere un qualcosa che riguarda i cittadini, non, cioè, non un plebiscito ma un referendum. Esatto, secondo me sì, è quello. Eppure il Presidente del Consiglio ha deciso di giocarsela tutta fino in fondo a ottobre. Si vede che per lui magari paga di più, non lo so, questi sono meccanismi politici che io non conosco, quindi probabilmente magari funziona. No, è sbagliato porlo in questi termini. Si perché? Perché si sposta l'attenzione su un'altra cosa, cioè sul governo e non sul referendum. Ma per lui sarà una mossa vincente? No, non credo. Rischia di andare a sbattere contro la maggioranza dei contrari? Rischia. Lei cosa voterà? Non ancora lo so. È lui che ci ha messo tra virgolette la faccia, anche se poi non so quanto dei contenuti siano di sua, diciamo, la farina del suo sacco, però è inevitabile per quello che sta succedendo a sinistra. Cioè diventerà una sorta di plebiscito? Sì. Secondo me andrà come è andato quello per, come si dice, per le piattaforme petrolifere, che di fatto votare sì o no era comunque appoggiare Renzi, il governo Renzi o meno. Se uno ha puntato tutto su una cosa e il popolo gli dice no, va via, che voglia, che non voglia. Andrà via davvero? Andrà via davvero, beh. Insomma. Sarà un boomerang o una carta vincente questa promessa? Nell'uno o nell'altro. Io voto sì indipendentemente da Renzi. Sui contenuti? Diciamo sul fatto che comunque rispetto a quello che c'è è poco,
forse sarà poco meglio, ma è meglio. Non è che si vota una cosa ormai, si vota il meno peggio, per cui tra lasciare tutto com'è e poi se si lascia tutto com'è, si lascia tutto com'è, chissà sino a quando, e cambiare qualcosa, proviamo a cambiare. Ma il pallone secondo me che non va bene. Sposti magari. Sposti magari.